Come vedete, ho cambiato ambiente, anche se Luca non è del tutto adeguato all'importanza del luogo in cui mi trovo, ma l'intenzione era quello di dirvi due parole per invogliarvi alla lettura o all'ascolto, visto che ho recentemente postato due racconti di due autori diversi. Selby e Salinger, due autori che comunque sono più o meno contemporanei e entrambi sono due autori americani del secolo scorso, cui racconti, questi racconti sono più o meno risalgono alla metà del secolo scorso. Descrivono una società, quella americana, già protesa verso il mondo dei consumi, che soffre di alcuni problemi e soprattutto che soffre di un malessere contemporaneo. È anche difficile da comprendere del tutto, da analizzare. E che più che analizzarlo, più che non cercare di individuarne, di indagare sulle cause, cercano di rappresentarlo attraverso anche alcuni strumenti stilistici. Ovviamente non sono due scrittori che scrivono nello stesso modo, ma che si servono per esempio del racconto, quindi di una forma di scrittura difficile e intensa allo stesso modo, perché obbliga a essere molto sintetici. Obbliga a concentrare molto, soprattutto a dare delle suggestioni, più che non a sviluppare, analizzare un tema, insomma, no? Uno quando legge un racconto si sente a volte provocato, a volte stimolato, ma è più portato a fare delle riflessioni intorno a quel racconto, insomma, intorno al mondo che rappresenta quel racconto, che quel racconto vuole dire, esprimere. Il racconto poi è una storia e noi, lo dico sempre, abbiamo tanto bisogno di storie. La nostra vita è fatta di storie. E forse non possiamo vivere bene se non sappiamo raccogliere le storie che ci vengono dagli altri, le storie che vediamo continuamente nella vita, le storie delle persone che stanno attorno a noi, se non riusciamo a guardarne i volti di queste persone che poi esprimono spesso la sintesi di queste storie, no? Se non li ascoltiamo a parlare, se non riusciamo a capire le inflessioni della voce di queste persone. E quindi il racconto è già una storia, detta in breve, che quindi si può cogliere tutta nello spazio di poche decine di minuti. E quindi ce l'abbiamo lì tutta, rappresentata nello stesso tempo. Non abbiamo bisogno di puntate, di ritorni. Detto questo, queste due storie sono tutte e due incentrate su un malessere di vivere, che non si sa capire bene e che vengono rappresentate molto nell'una, soprattutto quella di Salinger, vengono rappresentate quasi con una descrizione ossessiva dei piccoli gesti e poi emergono dai dialoghi che ci sono. Non sono storie concluse, nel senso che, come dire, non c'è uno sviluppo, un divenire, eccetera. C'è però un'atmosfera che respiriamo. E l'atmosfera è quella, appunto, del disagio, forse anche addirittura della malattia mentale. Forse due malattie diverse. In quella di Salinger, il protagonista, intuiamo,
perché non ci viene detto, ma insomma intuiamo che sia affetto da una patologia più grave, che sia una psicosi, insomma, quella che lo affligge. Tanto per dare un'etichetta, etichetta che non si dovrebbe dare, ma insomma, tanto per capire. In cui c'entrano anche probabilmente delle esperienze. Lui viene da una storia militare, è stato ricoverato in ospedale militare. Quindi le sue stranezze, che però noi percepiamo non tanto da lui, perché lui non lo sentiamo mai parlare di sé, delle sue difficoltà, ma le sentiamo raccontare dalle preoccupazioni che vivono coloro che stanno intorno a lui, magari neanche tanto la moglie, la quale non è preoccupata, la quale minimizza tutto, perché lei è incentrata su se stessa, non... insomma, e lo vediamo, no? In questa discussione quasi ossessiva di tutti questi gesti, del modo che ha di tenere la cornetta del telefono, ma lo sentiamo quando lei parla con la madre, che invece è preoccupata per com'è questo uomo, insomma. Ma la moglie tende a minimizzare molto. Si interessa di lei, e comunque lo trascura, insomma, lui è per conto suo, sta facendo altro, è giù in spiaggia, che in accappatoio, che prende il sole, ma in accappatoio, insomma, no? Forse ci sono delle cose di sé che vuole tenere nascoste, forse una cicatrice, forse un tatuaggio, ma è lì, da sole, là invece in albergo, che si cura, che insomma è quasi infastidita da questa conversazione con la madre, che invece ha avvertito dei piccoli segni. E quindi in questo racconto, per esempio, sentiamo molto un'atmosfera di quasi di giallo, no? Di suspense, che ci viene annunciata da questo colloquio telefonico che inizia il racconto tra la madre della moglie, quindi tra la suocera del protagonista e la moglie del protagonista, che minimizza tutto. Però questo racconto già ci suggerisce, insomma, che siamo di fronte a un personaggio che forse ha delle difficoltà. E poi il racconto si sposta nella spiaggia dove c'è il protagonista. E nella spiaggia quello che è interessante è il rapporto che si stabilisce, l'incontro che si stabilisce tra una bambina piccola e questo protagonista, perché in questa atmosfera un po' di suspense, insomma, un po' dura, insomma, che si viene a creare, noi avremmo l'impressione quasi che qualcosa potrebbe succedere tra quest'uomo e questa bambina, no? Perché poi alla fine fanno il bagno anche da soli, insomma, vanno sul materassino. C'è un momento in cui lui la tiene per le caviglie. E quindi intuiamo il suo malessere, intuiamo la sua, tra virgolette, pazzia, la sua diversità. E quasi ci viene da temere per questa bambina, no? Che invece si affida completamente. Ma in realtà quest'uomo e questa bambina scopre la sua natura infantile, il suo modo ingenuo. È un rapporto molto dolce, anzi, costruisce con questa bambina una certa storia, insomma, no? C'è una fantasia che si libera, questa dei pesci banana. E questa bambina quasi ha una gelosia nei confronti di quest'uomo, perché quest'uomo, che intanto suonava anche come pianista, suonava ogni tanto il pianoforte nell'albergo dove erano in vacanza, a un certo punto la trascura per avere attenzioni per un'altra bambina che si siede accanto a lui quando suona. E quindi siamo quasi portati a vedere lui come minaccia per la sicurezza della bambina. Potrebbe succedere qualcosa, invece non succede niente. La bambina, diciamo, è, anzi, è lo strumento attraverso il quale lui vive una parte di se stesso che ancora non era stata minacciata, disturbata dalla nevrosi, da quello che è venuto dopo, forse da quello che gli è successo durante la guerra, ma di cui non se ne parla molto nel racconto.
si accenna appena quando si dice che lui era stato in ospedale militare. Quest'uomo, una volta che si è incontrato con questa bambina, ritorna in albergo. E anche qui dà dei piccoli segnali che ogni tanto cogliamo anche indirettamente, insomma, no? Dove si capisce un po' la sua paranoia. Sono piccoli segnali che una donna che incontra in ascensore, alla quale rimprovera, mi pare, di guardargli le scarpe, insomma. E poi ritorna in questa camera d'albergo. E in questa camera d'albergo non c'è dialogo, tra lui e la moglie non si parla. Questa camera, tra l'altro, con i letti separati. In questo momento poi la moglie addirittura dorme e lui è nella sua solitudine. E qui avviene il colpo di scena finale, che io magari non vi dirò, per incuriosirvi, insomma, per andarvi a leggere questo racconto. E questo colpo di scena ovviamente è un colpo di scena drammatico. Sono i gesti che parlano e sono le piccole cose della vita quotidiana, i piccoli segnali che uno dà, che si vogliono raccogliere, che si vogliono invece rimuovere, e dove tutto non ha senso, ma tutto ha anche un senso, perché è una quotidianità, insomma, no? Che si trascina. Dietro questa quotidianità c'è anche la rivelazione di una difficoltà della vita, perché è banale, perché manca l'amore, manca una dimensione in cui queste persone abbiano una comunicazione importante, costruttiva. Questa comunicazione rimane limitata soltanto al mondo dell'infanzia, alla bambina, oppure qualcosa di infantile che ci portiamo dentro di noi. Ma tra adulti, tra moglie e marito, non si parla. C'è una fiducia che nasce dalla mancanza di conoscenza, quindi la mancanza di volontà di conoscere l'altro. L'altro non è più interessante, è un pretesto. E quindi la conclusione di questo racconto è drammatica e senza speranza. L'altro racconto invece di Selby, anche questo ha come protagonista una nevrosi, un uomo, anzi, un uomo affetto da una nevrosi. Ma in questo caso, appunto, la patologia mentale è una patologia più lieve, insomma, no? È una difficoltà di reggere il peso della vita, il suo naso freddo, la sua sensazione anche fisica, la sua insonnia, i suoi disturbi, nonostante che tutto sommato tutto gli vada bene, che tutto intorno gli sia abbastanza favorevole in questo caso. La moglie sia molto preoccupata nei suoi confronti, rispetti molto il suo stato, le sue cose. Anche con i figli non ci sono problemi apparenti. Diciamo che anche dal punto di vista economico, insomma, ha avuto delle difficoltà, ma non sono queste, insomma, o non sono solo queste la causa del suo malessere. Sta di fatto che lui soffre di un malessere esistenziale che non lo lascia dormire, che gli dà dei sintomi fisici anche, organici. E quindi vive questa esperienza dalla quale da solo non riesce ad uscire, ma non si capisce neanche cosa possa farlo uscire da questa situazione. E quindi sembrerebbe che mancasse una speranza, anche se qui non ci sono gesti drammatici, non ci sono conclusioni, c'è solo il malessere di vivere. Però siamo in una giornata di metà marzo e comincia a nevicare. È l'ultima neve dell'anno, insomma.
E quest'uomo sente il bisogno di fare una passeggiata, di uscire, insomma, e di vivere a contatto con la neve, con quello che cade, con il mondo che si trasforma, che si uniforma intorno a questa nevicata che rende tutto quasi omogeneo, tutto dello stesso colore, che cambia completamente il paesaggio. I bambini magari giocano con la slitta, ma lui va, cammina, non faceva più di tanta strada al giorno, insomma, no? E questo giorno, durante invece questa nevicata, lui esce e si trova più leggero e cammina più a lungo. Quasi non si vedono più le sue impronte, insomma. C'è una specie di metamorfosi in lui, no? Una trasformazione che lo porta quasi a diventare luce e a diventare leggero, a astrarsi dai suoi problemi. Insomma, c'è un qualcosa di esterno a lui, ma non tanto persone, quanto qualcosa di magico che succede nell'ambiente intorno a lui, che lo rende diverso, ma felice. Allora c'è la descrizione, c'è molto flusso di coscienza in questo racconto, molto pensiero interiore, tanto è vero che è un racconto anche difficile da leggere perché la punteggiatura è molto scarsa e quindi lascia lo spazio, no? a questo pensiero, prima della sua situazione nevrotica, poi di questo viaggio quasi liberatorio, no? E di come viene percepito il mondo circostante, questo mondo nuovo, reso nuovo dalla neve che silenziosa cade, insomma, e che è sulla quale lui medita, insomma, e sulla quale vengono descritte queste emozioni che vengono provate, no? E qua anche la bellezza della scrittura, la capacità di raccogliere i sintomi. Chiamiamoli sintomi della felicità. Mi viene in mente la difficoltà di descrivere qualcosa di astratto, insomma, come la difficoltà per Dante di descrivere il paradiso, no? Non so, no? Qui è un modo. Ed è un attimo, quello in cui è un tempo breve, quello in cui lui percepisce questo. Poi ci sarà il ritorno. E quindi ci sarà il confronto con la realtà quotidiana nuovamente, no? Quella quotidianità che chissà perché gli rendeva la vita difficile, gli rendeva la vita così, così tormentata, così sofferente. Però è stato un attimo, è stata un'esperienza di felicità poi raggiunta da solo, con la complicità di un mondo nuovo che per un momento gli è stato intorno. Una neve poi di marzo che sarà destinata a sparire presto, a non ritornare più nella stagione. Ma questa felicità sarà in grado di dargli una speranza, perché si potrà ripresentare. Si scopre in questa sua nevrotica infelicità capace anche di momenti di felicità e quindi capace di una speranza che questi momenti di felicità possano ritornare, di poterli rivivere. E quindi sa che ha un possibile orizzonte davanti a lui. Non tutto è destinato a rimanere soltanto com'è. E quindi sono piccole storie. Però la bellezza sta anche proprio nel modo come vengono raccontate. E qui lo stile è qualcosa di notevole, di importante. La scelta del linguaggio, la scelta delle parole, la descrizione delle piccole cose con le quali comunque ci confrontiamo continuamente perché sono le piccole cose, i piccoli pensieri, le
che noi anche nella quotidianità viviamo, con i quali ci confrontiamo. E sono piccole cose che hanno appunto a che fare con il disagio, con la sofferenza psichica, che è una costante poi del modo di vita contemporaneo. Non si va alle radici, ma ci si limita, giustamente, secondo me, a descriverne gli aspetti, a mostrare come queste cose esistono, come si presentano, come si manifestano. Due storie, tutte ambientate in America, metà degli anni 50, che hanno qualcosa in comune e anche qualcosa di profondamente diverso. Due grandi racconti. Se potete, leggeteli o ascoltateli. Arrivederci.